Finestral presenta Protect, la finestra che difende la tua casa dai ladri. A Bassano, in via Generale Basso 14, www.finestral.com. Nel bassanese ancora nessuna parrocchia accoglie profughi, le parole di Papa Francesco sembrano stiano sortendo gli effetti sperati. Bassano commercianti e amministrazione ancora una volta a confronto, i negozianti vogliono sapere cosa cambierà per le loro attività con l'inizio dei lavori sul ponte. Da lunedì Bassano promuove la settimana della mobilità a sostenere l'iniziativa LULS 3 che invita la popolazione ad andare al lavoro in bicicletta. Ad Asiago nuovo collegamento per Trento, la neonata linea FTV consentirà agli studenti dell'alto piano di raggiungere l'università dal lunedì al sabato. Il Bassano per sorprendere ancora punta molto sull'ex biancorosso Gianvito Misuraga che cerca il rilancio, noi lo abbiamo intervistato. Ben ritrovati, come sentivamo dai titoli nel bassanese sembra proprio che non ci sia ancora nessuna parrocchia che ospita profughi. Prima il Vescovo di Vicenza, poi ultimamente Papa Francesco, ma sembra che l'appello appunto del Papa non abbia sortito gli effetti desiderati. Vediamo un po'. Il mondo religioso bassanese sta valutando. È questa la cartolina che viene restituita dalle parrocchie da noi interpellate per cercare di capire in che modo stiano affrontando la questione accoglienza dei profughi su invito di Papa Francesco ad aprire le canoniche e le strutture parrocchiali alla povera gente che sta scappando da fame e guerre. Al momento, escludendo le situazioni in cui i vari sindaci del territorio si sono fatti carico nei mesi precedenti, l'aria che si respira nelle congreghe dei parroci è tutt'altro che frizzante. L'unità pastorale di Rosà nega di avere strutture idonee all'accoglienza. Anche l'appartamento adiacente alla canonica ed indipendente da questa, abitato fino a 6 mesi fa, secondo il parroco non risulta norma e quindi va scartato, a meno che non si intervenga con lavori strutturali. A Breganze solo le suore orsoline ospitano donne con disagi particolari, ma dell'accoglienza dei profughi al momento non vi è traccia. Ne abbiamo parlato in congrega, dice Don Fabio, il vicario parrocchiale, e siamo in attesa di coinvolgere il consiglio pastorale per capire come muoverci. L'ennesimo stiamo valutando arriva dall'unità pastorale di Valstagna in Val Brenta. Anche Don Patrizio rimanda ogni decisione alla riunione del consiglio pastorale che si terrà tra 10 giorni, ma in ogni caso precisa mancano strutture grandi, quindi potremmo accogliere solo 2-3 persone. Astenuta anche la parrocchia di Asiago, così come quella di Bassano, retta da Don Stefano Mazzola. Ci stiamo organizzando con la Caritas per trovare luoghi idonei all'accoglienza di alcuni profughi, dice, ma ogni decisione sul progetto di massima stilato fino ad oggi verrà presa ad ottobre durante il consiglio vicariale e comunque precisa ciò che ci preme è anche creare un gruppo di volontariato di supporto. Insomma, ad oggi l'appello del Papa nel bassanese è stato messo in attesa. Il senatore Enrico Cappelletti, insieme agli altri senatori del Movimento 5 Stelle, con un'interrogazione parlamentare, chiede al ministro Franceschini di intervenire sullo stato di degrado del ponte di Bassano. Il gruppo chiede al ministro di salvaguardare uno degli ambienti paesaggistici più belli d'Italia, simbolo della città di Bassano, caro agli italiani, conosciuto e visitato da turisti provenienti da tutto il mondo. Inoltre esprime preoccupazione in merito al progetto di realizzazione di una centrale idroelettrica prevista a pochi metri dal famoso ponte. E a proposito del ponte, dei lavori di ristrutturazione, questo pomeriggio c'è stato un nuovo incontro a Bassano tra l'amministrazione comunale e i commercianti. I commercianti sono preoccupati e chiedono agli amministratori quali sarà il loro futuro nel momento in cui inizieranno i lavori del ponte. Vediamo. Sostanzialmente noi quello che chiediamo è di essere garantiti su quello che può essere per quanto possibile nei limiti, diciamo, dell'operatività di questo restauro che sicuramente risulterà lungo e complesso, quindi chiediamo una garanzia per riuscire a operare nel migliore dei modi. Sono molte le attività commerciali che vivono in base al flusso di persone in transito sul ponte degli Alpini, unica vera arteria di collegamento tra i due lati del centro storico di Bassano. La richiesta dei commercianti è quindi di essere informati in modo puntuale su tutte le attività e le tempistiche relative ai lavori di ristrutturazione del ponte che dureranno almeno 2 anni. Tutto questo per minimizzare i disagi e cercare percorsi alternativi di valorizzazione della città e quindi del commercio. Una visione che trova perfettamente d'accordo l'amministrazione che ha espresso
piena solidarietà nei confronti dei commercianti proprio nella riunione di oggi e che avrebbe l'intenzione anche di rendere visitabili i cantieri e di mantenere attiva la circolazione turistica in città. Sarà interessante poter visitare il cantiere, perché questo sarà possibile, e poi allestiremo una serie di punti a partire dal Museo Civico in cui la storia del ponte, i vari restauri che ogni volta hanno visto innovazioni tecnologiche sommarsi alla tradizione saranno visitabili e quindi saranno un ulteriore motivo di interesse per venire a Bassano. Sabato prossimo, 12 settembre, torna l'appuntamento con My Secret Dinner, uno degli eventi più attesi dell'estate bassanese, che colorerà di bianco il lungo Brenta Ernest Hemingway all'altezza di Caerizzo, luogo strettamente legato alla storia della città. Sono già 400 gli iscritti al picnic estremamente curato e no profit, che si svolge con finalità benefiche a favore dell'associazione oncologica San Bassiano Onlus. Nel corso della serata la Fondazione Luca aprirà al pubblico il museo dedicato ad Hemingway con biglietto d'ingresso di 3 euro, il 50% devoluto all'associazione San Bassiano, e nel Green Power organizzerà visite guidate della centrale. Il Comune dei Giovani, un'associazione nata addirittura nel 1962, presenta il suo nuovo sindaco, eletto da pochissimi giorni, ma tra qualche giorno c'è un altro appuntamento importante, che è la marcia bianco-verde, il servizio. Alberto Menegon, 22 anni, studente di economia, è il nuovo sindaco del Comune dei Giovani di Bassano. Succede a Matteo Bozzetto, in carica per 2 anni. La sua elezione è avvenuta 2 giorni fa e con essa il rinnovo del Consiglio formato da 16 ministri, 5 ragazze e 11 ragazzi. È un grande onore essere comunque un sindaco del Comune dei Giovani, soprattutto alla mia età, comunque perché ho 22 anni, essere sindaco di un'associazione che conta più di 100 iscritti e più di 400 simpatizzanti è sicuramente importante. Il Comune dei Giovani è un'associazione fondata nel 1962 da Don Mantiero. Il suo scopo è educare i giovani, renderli partecipi della storia della città, della crescita socioculturale. Per questo il Comune dei Giovani è impegnato in attività ludiche, formative, sportive, come la marcia bianco-verde in programma domenica 13 settembre, che quest'anno giunge alla sua 41ª edizione. Per noi la marcia rappresenta l'inizio dell'annata. Noi ogni anno contiamo quasi 3.000 persone, tra marciatori, podisti, famiglie, anziani, bambini, quindi un invito a tutti a partecipare a questo grande evento. Da oggi Cusinati di Tezze sul Brenta può contare su un nuovo supermercato. Via Nazionale è stata infatti scelta come sede del 106° punto vendita Ali. Il gruppo, presente nel Vicentino da 23 anni, ancora una volta si è messo in gioco per far crescere il territorio anche dal punto di vista economico. Con 2.200 metri quadri di estensione, il nuovo punto vendita ha dato lavoro a 50 persone in un momento non facile per il settore terziario. Attraverso la collaborazione di PMI Vicentina e fornitori locali, Ali Supermercati ha aperto nel solo 2015 3 nuove location, testimoniando il forte investimento a sostegno dell'occupazione locale. Da Asiago un nuovo collegamento dal lunedì al sabato, dedicato a tutti gli studenti che devono raggiungere Trento per frequentare l'università. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, con partenza dalla stazione di Asiago alle 5.40 e arrivo a Trento alle 7.41. Il ritorno prevede invece la partenza dalla stazione di Trento alle 13.10 e l'arrivo ad Asiago alle 15.35. Questo è il nuovo servizio di trasporto scolastico per studenti e universitari residenti in Altopiano che frequentano l'Ateneo di Trento. In via sperimentale fino a giugno 2016 la direzione FTV ha accolto le richieste dei comuni di Asiago e Luserna di attivare una nuova linea extraurbana che colleghi i due altipiani. Una curiosità, la nuova linea porta il numero 100 in omaggio al centenario della Grande Guerra. Il nuovo collegamento darà la possibilità di raggiungere Trento tramite la coincidenza con l'azienda Trentino Trasporti
a Lavarone e viceversa. La nuova linea infatti permetterà agli studenti residenti nelle località di Lavarone e Luserna di poter frequentare i tre istituti superiori situati ad Asiago. A seguire dall'inizio il progetto andato a buon fine l'assessore Franco Sella, che ci tiene a sottolineare che si tratta di un importante risultato conseguito grazie a un lavoro di squadra fatto assieme alle amministrazioni comunali di due altipiani, che oltre agli studenti darà la possibilità ai cittadini di due regioni di potersi spostare comodamente in autobus. Torniamo a Bassano, dove lunedì parte la settimana dedicata alla sostenibilità, a promuoverla è l'ULS 3 e l'invito è quello ai lavoratori di recarsi appunto a lavorare in bicicletta. Vediamo. Saranno i dipendenti dell'ULS 3 di Bassano a trasformarsi in testimonial del progetto di promozione della salute individuale e ambientale nato 3 anni fa per volontà della FIAB e di alcune importanti realtà bassanesi come Baxi. Sono stati invitati a iscriversi in un portale che è quello di Piano per Bassano per poter poi partecipare proprio a questa settimana, il Green to Work Week, in cui si chiede loro di recarsi al lavoro in modo sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta, utilizzando i servizi pubblici o anche condividendo l'auto. Tutto questo per promuovere il movimento come stile di vita sano, che previene malattie cardiovascolari e metaboliche, che fa bene all'ambiente e all'umore. Nel bassanese il 30% dei bambini in età scolare è sovrappeso o obeso, 6.000 persone soffrono di diabete e la maggior parte dei lavoratori fa una vita sedentaria. Green to Work Week nasce proprio per combattere queste problematiche. Chi si iscriverà al sito di appoggio parteciperà anche ad un concorso a premi che mette in palio per i ligi all'uso della mobilità sostenibile una bicicletta, bastoncini da Nordic Walking e t-shirt. Tanti gli eventi legati alla settimana sostenibile, come il convegno sul tema di giovedì 17 e il gran finale in Piazza Libertà di domenica 20. Ma vorrei proprio che fosse un ulteriore passo in cui chi partecipa alla nostra azienda, visto che è un'azienda che offre servizi di salute alla popolazione, si senta di portare questa nuova maniera di vivere in cui l'attività fisica fa parte integrante del corretto stile di vita. In Piazza Libertà a Bassano domenica 13 si svolgerà la 37esima edizione della Festa dell'Uva, la manifestazione a cura della Coldiretti Campagna Amica con il patrocinio della città di Bassano propone la tradizione vitivinicola del bassanese e del comprensorio DOC Breganza. La festa inizierà alle 9, le premiazioni delle migliori uve in concorso è prevista alle 15.45. Noi ci vediamo tra pochissimo e c'è lo sport. Ben ritrovati, siamo nuovamente in studio, come annunciavo, sport, calcio, il Bassano per sorprendere ancora punta molto sull'ex biancorosso Gianvito Misuraga, che a 25 anni cerca il rilancio, noi l'abbiamo incontrato questa mattina. Tu hai fatto una vita a Vicenza, quindi conosci queste zone, l'idea da parte tua è rilanciarti in grande stile, perché a uno come te la Lega Pro va stretta. Sì, sono venuto a Bassano comunque per provare a fare un ottimo campionato, per comunque far bene sia con la squadra che dal punto di vista personale. Sì, sono stato a Vicenza, sono contento di essere tornato in Veneto, perché comunque ho passato 3 anni e mezzo dove sono stato abbastanza bene, dove comunque ho lasciato tante persone con un ottimo rapporto, e ora sono contento di tornare qui e spero di poter esprimere al massimo dal punto di vista calcistico. Dove può arrivare questo Bassano secondo te? Io credo che bisogna guardare partita dopo partita e cercare di ripetersi come hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, non addirittura migliorarsi, perché comunque ogni giorno si lavora per migliorarsi sempre. Senti, al volo le tue caratteristiche, sei un giocatore offensivo, puoi giostrare in tutta la tre quarti, mandi in gol i compagni, però ogni tanto la porta la vedi. Sì, diciamo che comunque negli ultimi anni sono stato più usato a centrocampo come mezzala, come interno, però mi piace anche fare il trequartista, giocare dietro la punta, penso che quello fra il trequartista e la mezzala sia il mio ruolo, dove posso esprimere meglio, spero che quest'anno arriva qualche gol in più e gli farebbe bene, dai. Il nostro telegiornale finisce qui, grazie per averci seguiti. Finstral presenta Protect, la finestra che difende la tua casa dai ladri. A Bassano, in via Generale Basso 14, www.finstral.com.